Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, la Fisascat CISL ribadisce la ferma condanna ad un fenomeno drammaticamente in crescita, una violenza diffusa che colpisce le donne in maniera multiforme in tutto il mondo, con modalità e tempi diversi ma terribilmente costanti, che spesso sfociano in un vero e proprio scontro tra barbarie e civilizzazione, come nel caso della protesta delle donne in Iran, che a costo della vita reclamano con coraggio nuovi spazi di libertà, giustizia, uguaglianza e democrazia. I dati in Italia ripropongono un quadro di brutalità e aggressività contro le donne che lascia sempre più attoniti. Ogni 3 giorni una donna muore perché vittima di violenza. I dati del Ministero dell'Interno nel 2022 fino al 20 novembre parlano di 273 omicidi registrati con 104 vittime donne, di cui 88 uccise in ambito familiare e affettivo. Di queste 52 hanno trovato la morte per mano del partner o dell'ex partner, una piaga che si sviluppa anche in ambito lavorativo. L'Agenzia dell'Unione Europea per i diritti fondamentali riporta che una donna su 3 ha subito atti di violenza fisica o sessuale nei luoghi di lavoro. Il 55% delle donne nei paesi dell'Unione Europea ha subito molestie sessuali ed il 32% delle vittime dichiara che l'autore delle molestie era un superiore, un collega o un cliente. In Italia, secondo gli ultimi dati Istat, sono 1.404.000 le donne che nel corso della loro vita lavorativa hanno subito molestie fisiche o ricatti sessuali sul posto di lavoro. Rappresentano l'8,9% delle lavoratrici, incluse le donne in cerca di occupazione. La contrattazione nei settori del terziario di mercato, dove si concentra oltre il 70% dell'occupazione in Italia, con tassi elevati di presenza femminile, negli ultimi anni si è concentrata sull'inserimento di norme ad hoc volte al contrasto alla violenza di genere anche nei luoghi di lavoro, ampliando le tutele previste dalla legge con l'inserimento di codici di condotta o intese nell'ambito degli istituti di welfare sociale. Un tema centrale riproposto dai sindacati anche con l'avvio della stagione dei rinnovi dei contratti nazionali di lavoro scaduti nei settori del commercio, turismo e servizi, che interessano complessivamente oltre 5 milioni di addetti. La dignità, l'integrità e la libertà vanno difese e tutelate per tutti senza indugi alcuni, sono valori alla base del convivere civile, in alcun modo negoziabili, ha dichiarato il segretario generale della Fisascat, Davide Guarini, ribadendo il ruolo della contrattazione a tutti i livelli. Continueremo a contrastare la violenza in ogni sua forma e a promuovere una società dove il rispetto sia un valore irrinunciabile e la donna sia pari all'uomo, ha aggiunto il sindacalista. Guarini ha espresso solidarietà a tutte le donne iraniane che continuano a lottare e a scendere in piazza contro il regime totalitario, anche a prezzo della vita, per affermare i loro diritti e a rivendicare giustizia e uguaglianza in una società che nega l'identità di donna. La Fisascat CISL aderisce alla campagna Breaking the Circle, 30 Party Violence, promossa dal Sindacato Internazionale dei Servizi Uniglobal Union. La mobilitazione social di 16 giorni contro la violenza di genere prenderà il via il 25 novembre in concomitanza della celebrazione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne e terminerà il 10 dicembre in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti Umani. Manovra via libera del Consiglio dei Ministri alla legge di bilancio 2023 da 35 miliardi di euro con 21 miliardi di interventi contro il caro energia per i primi 3 mesi del nuovo anno che consentiranno di aumentare gli aiuti a famiglie e imprese. A completare la manovra arrivano altri 14 miliardi di euro di interventi con al centro il capitolo lavoro, dal taglio del cuneo fiscale alla riforma del reddito di cittadinanza ed il capitolo fiscale dall'allargamento della flat tax alla pace fiscale. Il taglio del cuneo fiscale fino al 3% per i lavoratori dipendenti con redditi bassi costerà oltre 4,1 miliardi di euro. In particolare viene prorogato l'esonero contributivo del 2% per i redditi fino a 35 mila euro, che sale al 3% per i redditi fino a 20 mila euro. La riduzione del cuneo è a tutto beneficio dei lavoratori. Sempre nel capitolo fiscale, confermato l'innalzamento della flat tax fino a 85 mila euro per le partite IVA. Arriva anche l'introduzione per i lavoratori autonomi di una flat tax incrementale al 15%, con una franchigia del 5% e un tetto massimo di 40.000 euro. Tra le misure sul lavoro, anche le agevolazioni per le assunzioni a tempo indeterminato di under 36, con una soglia di contributi fino a 6.000 euro per chi ha già un contratto a tempo determinato ed in particolare per le donne under 36 e per i percettori del reddito di cittadinanza. La manovra affronterà il vaglio del Parlamento per essere poi approvata entro il 31 dicembre. Molto soddisfatta la Premier Meloni, che parla di un provvedimento
progetto coraggioso e coerente che ruota intorno a due grandi priorità, crescita e giustizia sociale. In attesa di leggere il testo approvato in Consiglio dei Ministri per una valutazione compiuta sui contenuti della legge di stabilità, si è espresso anche il segretario generale della CISL, Luigi Sbarra. Si profila una manovra improntata sull'emergenza, condivisibile nel consolidamento delle reti di protezione, da rafforzare nell'impostazione espansiva e sulle misure a favore di salari, lavoro e contrasto all'inflazione, ha dichiarato il sindacalista. È apprezzabile lo sforzo sul versante della tutela dei lavoratori, delle famiglie e del sistema produttivo, ha aggiunto il sindacalista. Misure quelle annunciate che per la CISL vanno collegate all'obiettivo di sostenere investimenti e infrastrutture con un'accelerazione dell'attuazione del PNRR, rilancio delle politiche del lavoro e formazione, difesa del potere di acquisto delle retribuzioni e contrasto all'inflazione, politiche industriali e riforme a partire da fisco e pensioni. E ancora bisogna rafforzare gli interventi con adeguate risorse sui servizi, sanità, scuola, politiche sociali. Il leader CISL ha sollecitato il presidente Meloni ad aprire un confronto sui contenuti della manovra economica con il sindacato per verificare possibilità di miglioramento anche durante l'iter parlamentare. Occorre muoversi insieme, ha concluso Sbarra, in un quadro di forte affidamento sociale. Da questa crisi si esce in positivo se si punta su sviluppo, lavoro, coesione e partecipazione. Contratti terziario. Proseguono le trattative sui nuovi contratti del terziario distribuzione e servizi, della distribuzione moderna organizzata e della distribuzione cooperativa. I sindacati di categoria, Filcams CGL, Fisascat, CISL e Wiltux, al tavolo con le associazioni datoriali di settore, Confcommercio, Confesercenti, Federdistribuzione e le associazioni cooperative, hanno sollecitato l'accelerazione del percorso di rinnovo, richiamando le controparti ad un impegno doveroso e urgente, essendo ormai passati 3 anni dalla scadenza dei contratti nazionali, soprattutto considerata la necessità di dare nell'immediato una risposta salariale alle lavoratrici e ai lavoratori alla luce della situazione di perdita del potere di acquisto dei salari conseguente al sostenuto aumento dell'inflazione. Di contro, le associazioni di impresa, pur dichiarando l'esigenza di procedere al rinnovo dei contratti, hanno ribadito le critiche condizioni economiche del settore, sul quale impattano i rincari energetici e le dinamiche inflazionistiche che non consentirebbero allo Stato di sostenere nell'immediato il rinnovo compiuto dei contratti. Le associazioni di impresa hanno tuttavia espresso la disponibilità alla costruzione di un accordo che permetta comunque di redistribuire risorse economiche alle lavoratrici e ai lavoratori del settore, anche con il richiamo all'utilizzo di forme di welfare, un primo riscontro alla sollecitazione dei sindacati che, pur con molte riserve, considerano le proposte datoriali un'opzione utile a riconoscere alle lavoratrici e ai lavoratori una risposta economica da verificare e valutare per entità e caratteristiche, con il rischio palese si protraggano ulteriormente i tempi del rinnovo, ad oggi giudicato insostenibile. Per Filcams, Fisascat e Wiltux è importante tenere insieme il percorso dei rinnovi di settore e allo stesso tempo è prioritario che un eventuale accordo si ponga comunque l'obiettivo stringente di garantire la continuazione del tavolo di trattativa e quindi il rinnovo in tempi brevi. Vigilanza privata e servizi di sicurezza e stallo sulla trattativa per il rinnovo del contratto nazionale applicato ai 100.000 addetti del comparto dei servizi. Nel corso dell'ultimo incontro, le organizzazioni sindacali di categoria Filcams, Fisascat e Wiltux, al tavolo con le associazioni datoriali di settore ASSIV, UNIV, ANIVIP, Lega Coop Produzione e Servizi, AGC Servizi e Lavoro, hanno esposto le ragioni su cui si basa la valutazione di insoddisfazione sul negoziato, in particolare il giudizio di insufficienza sull'articolazione complessiva della proposta economica. I sindacati hanno sollecitato un ulteriore avanzamento delle trattative per arrivare ad una soluzione condivisa del negoziato in grado di rispondere all'aumento dei prezzi e alle spinte inflazionistiche che stanno mettendo in difficoltà il potere di acquisto delle lavoratrici e dei lavoratori del settore e i loro stipendi già provati dalla mancanza di rinnovo che sta raggiungendo i 7 anni. Le controparti datoriali, riaffermando l'importanza della proposta avanzata per giungere alla conclusione del negoziato, hanno dichiarato al tavolo la necessità di un ulteriore passaggio al loro interno per verificare i mandati e quindi la possibilità o meno di continuare la trattativa per definire un miglioramento della proposta nel suo complesso. Il confronto è aggiornato al 6 dicembre.
Cooperative sociali al via i negoziati sulla definizione del nuovo contratto nazionale applicato ad oltre 400.000 addetti alle dipendenze delle oltre 30.000 imprese del comparto sociosanitario assistenziale educativo ed attività connesse. Il contratto nazionale è scaduto il 31 dicembre 2019. I sindacati di categoria CGIL, CISL e UIL hanno presentato alle associazioni imprenditoriali di settore, Conf Cooperative, Feder Solidarietà, Lega Coop Sociali e AGC Solidarietà, la piattaforma unitaria sui contenuti del rinnovo. Tra i punti cardine della piattaforma sindacale, la piena esigibilità e la non derogabilità della contrattazione, l'adeguamento della retribuzione mensile anche attraverso l'istituzione della 14ª mensilità e il potenziamento della contrattazione integrativa e ancora organizzazione e orario di lavoro, riconoscimento delle professionalità esistenti in un nuovo sistema di inquadramento delle qualifiche, delle indennità e della struttura retributiva, stabilizzazione dei contratti a termine, superamento della precarietà dei rapporti di lavoro, smart working, salute e sicurezza, tutele e diritti, istituzione di un fondo contrattuale destinato al sostegno al reddito nei casi di crisi e poi lavori discontinui, inidoneità alle mansioni e relativi accompagnamenti al trattamento in quiescenza e riconoscimento delle ore di attività non frontali a tutti i lavoratori dei servizi educativi e socioeducativi e infine formazione continua e apprendimento permanente con l'inserimento degli ECM per le professioni coinvolte. I sindacati hanno evidenziato in particolare la necessità di dare risposte alla questione salariale, valorizzando economicamente e professionalmente lavoratrici e lavoratori del settore. Sul tavolo anche le attività finalizzate alla revisione del codice degli appalti, atto alla salvaguardia del settore, degli occupati, degli occupabili e dell'occupazione. Le parti torneranno ad incontrarsi il 19 dicembre in ristretta. Il confronto proseguirà in plenaria nel 2023 a cominciare dal 18 gennaio, 1 e 21 febbraio. ITX, SRL, Zara, nessun accordo al tavolo tra i sindacati di categoria Filcams, Fisascat e Wiltux e la direzione societaria sul rinnovo del contratto integrativo aziendale applicato agli 8.200 dipendenti del gruppo che associa le insegne Zara, Zara Home, Stradivarius, Pull&Bear, Oysho, Berkshire e Massimo Dutti. Le distanze in particolare sulla premialità da riconoscere alle lavoratrici e ai lavoratori. Il punto di rottura si è manifestato nella volontà dell'azienda che per fatturato nel settore è al terzo posto nel mondo, con una marginalità superiore del 41% rispetto al 2021, di riformulare il premio variabile prendendo a riferimento per il calcolo, oltre che il budget annuale, il conto economico dell'anno precedente, soluzione compensata con l'inserimento di un piano welfare differenziato tra detti part-time e full-time e tra insegne ed insegne, senza alcuna condivisione dei lavoratori stanchi e amareggiati dalla mancata valorizzazione del proprio lavoro quotidiano e dalla propria professionalità. Proposta inaccettabile per i sindacati che stigmatizzano l'atteggiamento della multinazionale da oltre 20 anni presente sul territorio italiano senza mai contrattare con i sindacati alcuna premialità correlata ai risultati. I sindacati hanno anche stigmatizzato la discriminazione subita dai dipendenti italiani da parte del gruppo Inditex che ha erogato un premio di 1.000 euro alle lavoratrici e ai lavoratori del perimetro spagnolo, una ingiustificata disparità di trattamento per i dipendenti di ITX Italia SRL, società del gruppo Inditex, ai quali è stata invece comunicata un'erogazione di 500 euro sotto forma di buoni spesa, una scelta aziendale considerata iniqua che si aggiunge alla chiusura quasi totale manifestata da ITX Italia al tavolo del rinnovo del contratto integrativo rispetto all'erogazione dell'una tantum di 600 euro messa a disposizione dal decreto aiuti bis per fare fronte ai rincari energetici. Prosegue quindi lo stato di agitazione indetto nel mese di agosto, a cui si aggiungono 8 ore di sciopero proclamato a livello territoriale e regionale con molte lavoratrici e lavoratori che hanno già incrociato le braccia e ulteriori 8 ore di sciopero che verranno definite a livello nazionale. Sciopero ex Ilva a Taranto, principale polo produttivo del gruppo Acciaieri d'Italia. Il 21 novembre hanno incrociato le braccia anche 2.000 addetti dell'indotto dei servizi a rischio cassa integrazione, dipendenti delle 145 imprese che ruotano intorno allo stabilimento siderurgico recentemente sospese dal gruppo. Tra questi anche i lavoratori degli appalti di pulizie civili ed industriali. La mobilitazione indetta dai sindacati di categoria Filcams CGL, Fisascat, CISL e Will Trasporti in adesione alla giornata di sciopero indetta da FIM, FIOM e WILM. La protesta contro la situazione di stallo in cui l'azienda è da molti mesi, stretta tra bassa produzione, impianti fermi, cassa integrazione, creditori da pagare e mancanza di liquidità. I sindacati sollecitano il governo ad intervenire. Tra i lavoratori coinvolti anche i cassa integrati dell'amministrazione straordinaria di Ilva. Il governo ha già tenuto un vertice con i ministri delle imprese Adolfo Urso e del lavoro Marina Calderone.
Unicare Europa, la conference del Sindacato Europeo della Cura e dell'Assistenza alla Persona aderente al Sindacato Internazionale dei Servizi, Uniglobal Union, ha eletto presidente l'italiano Pierangelo Raineri. La due giorni di lavoro, svoltasi a Varsavia, con la partecipazione dei sindacati affiliati, tra cui una delegazione della FIST CISL, si è incentrata sui temi della carenza di manodopera nell'Unione Europea, dove si stima la mancanza di ulteriori 7 milioni di posti di lavoro nel settore sociosanitario assistenziale della long-term care entro il 2030, a fronte dell'invecchiamento progressivo della popolazione over 65, data in crescita di oltre il 40% nei prossimi 30 anni. Un tema fortemente sentito anche in Italia, dove si stima la carenza di 1,5 milioni di addetti solo nel settore della cura e dell'assistenza. Il cambio della struttura sociale in Italia, con l'invecchiamento della popolazione, il prolungamento dell'aspettativa di vita, conseguenza anche dello sviluppo del settore dell'assistenza alla persona, ha dichiarato il segretario generale Fisascat, Davide Guarini, ha portato al consolidamento dell'attività sindacale e della contrattazione nel settore della cura e dell'assistenza alla persona, anche attraverso l'intervento della bilateralità contrattuale, in parte anche perché si è consolidata la transizione da occupazione di ripiego ad occupazione high profile skills. Nel nuovo scenario economico e sociale, ha sottolineato il sindacalista, il sindacato dovrà essere capace di definire le strategie per accrescere la sindacalizzazione nelle grandi multinazionali in espansione in tutto il mondo, ma anche di sviluppare una strategia attraverso la contrattazione con il duplice obiettivo di proteggere il ruolo crescente degli addetti ed accrescere le tutele e i diritti dei lavoratori che operano nel comparto, ma anche di creare meccanismi contrattuali che diano la possibilità di accesso alla long-term care. A Pierangelo Raineri, impegnato nelle attività del Sindacato Europeo della Cura e dell'Assistenza, ha concluso Guarini, i nostri migliori auguri di buon lavoro. Il TG Lab è consultabile anche sul TGR Lab e sui canali social Facebook, YouTube e Twitter. Grazie per essere stati con noi e arrivederci alla prossima settimana.